Nell'ambito della maxi inchiesta antimafia della DDA di Caltanissetta, cosiddetta Camaleonte, sfociata nell'arresto di diversi presunti affiliati alle famiglie mafiose di Gela, entra anche il nome del poliziotto Giovanni Giudice, accusato di corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio e accesso abusivo al sistema informatico del Ministero dell'Interno. Giovanni Giudice è l'attuale primo dirigente della Polizia Amministrativa della Questura di Perugia, dove venne trasferito esattamente 2 anni fa, dopo aver guidato nell'ordine il commissariato di Gela, la squadra mobile di Caltanissetta e aver diretto l'ufficio amministrativo della Questura di Agrigento. Giudice avrebbe fornito a richiesta delle informazioni su indagini in corso, ricevendo in cambio vantaggi economici, come una carta di credito intestata alla famiglia Luca, contigua al clan mafioso dei Rinzivillo, e la possibilità di acquistare automobili a prezzi estremamente bassi. Il procuratore Amedeo Bertone e i sostituti Nadia Caruso e Pasquale Pacifico avevano chiesto al GIP gli arresti domiciliari per Giovanni Giudice, sfiorato un anno fa anche dalle indagini sul sistema montante per aver chiesto un'assunzione all'ex imprenditore degli industriali siciliani, che appuntò anche questa richiesta. Il giudice Antonella Leone ha detto no alla richiesta della procura per i domiciliari al dottor Giudice, anche se ha definito gravissimo il comportamento del funzionario di polizia. Giudice, come detto, avrebbe avuto a disposizione una carta di credito di una società di Luca per pagare i prenotamenti in alcuni alberghi, secondo quanto ricostruito dai militari del GICO. Inoltre avrebbe acquistato auto in concessionaria a prezzi irrisori e ottenendo alla riconsegna valutazioni addirittura maggiorate. Giudice, nella sua breve permanenza ad Agrigento, era balzato agli onori della cronaca per un duro scontro con l'avvocato Giuseppe Arnone per una irruzione, era la denuncia dell'ambientalista, nel suo studio in via Mazzini.